Buonasera, benvenuti a questa edizione flash del sabato di Occhio alla Notizia. Apriamo questa edizione andando subito a parlare di cronaca e vediamo che cosa è successo nel quartiere di San Lazzaro la scorsa notte. Le immagini nel servizio che abbiamo realizzato questa mattina. La scorsa notte nel centro commerciale del quartiere San Lazzaro è stata una notte di devastazione e vandalismo. Lo spettacolo che si è presentato ai commercianti e ai clienti questa mattina di buon'ora non lasciava dubbi su come fosse andata. Sporcizia e cassonetti sparsi ovunque e rivoltati sottosopra, cartacce, riviste pubblicitarie sparpagliate a terra e piante buttate giù. Non è la prima volta, voi avete già avvisato diverse volte. Non è la prima volta, io non sono la titolare del negozio, però so che sì, è stato detto, è stato avvisato e so che ci sono cartelli che indicano che c'è una videosorveglianza, ma io non penso, non sono affatto sicura che ci siano telecamere. Però questo non ha scoraggiato assolutamente no. Assolutamente no. Dispiace vedere il centro in condizioni così. È brutto, fa brutto, sì. La zona è sottoposta a videosorveglianza, come dichiarano i diversi cartelli esposti in più punti, ma la camera posta a sorveglianza della piazza non è ancora stata attivata dal comune, quindi si spera in quelle installate dal supermercato. Testimoni oculari però non ce ne sono, nessuno ha visto e sentito nulla. E di baccano certo ne hanno fatto, visto che una piana in marmo dello spessore di 2 cm è stata letteralmente spaccata, come anche l'insegna del supermercato Conad Centro, che stamattina ha contato i danni. Ogni tanto succede che il mattino quando arrivi vedi questi danneggiamenti, queste sporcizie in giro, questi vasi rovesciati. Non è un bello spettacolo, insomma, vedere. Ecco, di questi tempi difficili, gente che si diverte con così poco, cioè stringe il cuore, insomma, magari giovinastri che passano il tempo in questo modo così stupido, è veramente brutto da vedere. Ecco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Fano che hanno raccolto la denuncia del titolare del supermercato e ispezionato l'area. E cambiamo argomento, andiamo a parlare dei 41 migranti che sono presenti nella zona del Lido in un albergo, in una struttura ricettiva appunto del Lido di Fano. Sulla questione interviene Stefano Aguzzi che nella carica di sindaco la scorsa primavera ha affrontato la medesima situazione. Sentiamo le sue parole. I sindaci purtroppo sono sempre in prima fila e io capisco anche le difficoltà anche dell'amministrazione di Fano come quelle di tutta Italia ad affrontare un flusso migratorio così forte, così caotico e anche così disordinato complessivamente. Però è ora proprio che i sindaci comincino a mandare segnali al governo. Se ogni volta che arriva un gruppo di extracomunitari una città li deve comunque sempre accogliere anche quando sono troppi, anche quando non si sa come farvi fronte eccetera, diventa una cosa che è controproducente, si esasperano gli animi della gente, si crea quel razzismo che di fondo non c'è. Intervenuto anche il sindaco Seri su questa vicenda nella inaugurazione che si è tenuta questo pomeriggio allo IAT in piazza 20 settembre a Fano e ha ricevuto nei giorni scorsi una delegazione di commercianti appunto della zona del Lido. La sua dichiarazione. Io mi sono già mosso, ho dato anche informazione agli operatori, per quello che mi riguarda ho annunciato alla prefettura che per nessuna ragione è pensabile che oltre il periodo previsto si possa pensare alla collocazione dei profughi nella zona del Lido, perché è una zona balneare, turistica e quindi si rischia di creare disagio, ovviamente con tutta la sensibilità che si deve avere nei confronti di queste persone, però dobbiamo anche tener conto di quello che è il contesto. Rimaniamo sempre su questo argomento che sta accendendo un po' l'agone politico, a parlare è anche Sinistra Unita, per la quale non ci sono problemi. In una nota diffusa alla stampa appunto precisa che non vede come ci possa essere un problema per la città di Fano che già in passato ha dimostrato grande civiltà e generosità. La sistemazione in un hotel nella zona del Lido è provvisoria e limitata nel tempo. Capiamo, aggiunge ancora Sinistra Unita, la preoccupazione dei negozianti e degli albergatori del quartiere in quanto zona turistica, ma siamo convinti che ospitare queste persone per 2 o 3 mesi non generi danno a nessuno e non rovini la prossima stagione estiva. L'immigrazione e l'accoglienza non devono essere un modo per arricchirsi, né un pretesto per fare campagna elettorale come invece sta avvenendo in questo momento.
Ogni paese civile ha il dovere di accogliere e di aiutare le persone che fuggono dalla guerra e dalle situazioni disperate. E questo deve essere nella normalità di un paese, nella cui culla della civiltà e del diritto moderno come l'Italia. Ha ragione, continua il comunicato di Sinistra Unita, il nuovo prefetto della provincia Pizzi, quando parla di mettersi ancora di più in un'ottica di solidarietà. E di medesimo segno è anche il pensiero dell'associazione sindacale CISL, per la quale appunto non saranno loro a ostacolare il turismo in città. Chi li avvicina e ha conosciuto le loro tremende storie si rende conto che non sono loro la causa della crisi del turismo fanese e che la prossima estate non sarà certo la loro presenza a Fano che impedirà di raggiungere gli entusiasmanti dati della scorsa estate. La CISL di Fano pertanto invita alla solidarietà civile della nostra città e a rifuggire dalla paura del diverso, dalla paura di contaminarsi ed avviare interventi strutturati tesi ad accogliere in strutture adeguate e idonee con progetti di integrazione ed accoglienza realmente operativi ed efficaci. Cambiamo argomento, parliamo del cinema e ancora una volta del film Gli Sbancati. Ultime occasioni per gustarsi sul grande schermo Gli Sbancati, il primo film in dialetto fanese con protagonisti e attori delle compagnie della città, realizzato dal regista Henry Secchiaroli e dall'associazione Ego Film. E proprio Secchiaroli è già al lavoro per cercare nuove location suggestive per il sequel della pellicola che si annuncia On the Road e che mostrerà i borghi più belli della nostra provincia al cinema durante il prossimo Natale 2015. I biglietti si possono acquistare negli orari di apertura del Cinema Politeama e quindi dalle 16 in poi. Chiudiamo con una notizia di meteo, perché domenica, quindi domani, ci sarà vento, forte vento e forte raffiche. Vento forte da nord con raffiche fino a burrasca è previsto nelle Marche nella giornata di domani a causa del transito di una saccatura nella penisola balcanica che interesserà anche il bacino adriatico. Il mare, prevede un avviso meteo della Protezione Civile Regionale, sarà molto mosso o agitato con possibili mareggiate. Bene, e questa era l'ultima notizia per questa edizione flash del nostro TG del sabato, che naturalmente tornerà in forma consueta lunedì alle 20:30. Grazie per essere stati con noi anche questa sera, buona serata e buona domenica a tutti voi.